7 anni nella speranza che la medicina trovi finalmente una cura per la sopravvivenza della piccola Alessia, i cui familiari si aggrappano alla cura stamina. Siamo stati in occasione del Natale presso casa della famiglia Rucci. E a Natale il figlio di Dio parla agli ultimi, a chi ha perso il lavoro e a chi è solo. Incisiva la riflessione del vescovo della diocesi di Nocera Inferiore Sarno, Monsignor Giudice. Grave incidente a Scafati il giorno della vigilia, muore una 42enne. La notte di Natale esprime non solo come fatto emotivo o sentimentale, ma come realtà profonda il fatto che non siamo un popolo in cammino, intorno a noi e anche dentro di noi ci sono tenebre e luce. Chiese gremite anche a Pagani, come da tradizione anche la Basilica di Sant'Alfonso, piena di fedeli accorsi per celebrare la nascita di Cristo. E dopo le feste natalizie inizia il rush finale del 2013, tempo di bilancio ad Angri, dove l'anno nuovo porta in città le isole ecologiche, villaggio importante anche a Castel San Giorgio, dove l'amministrazione incassa due vittorie rilevanti: il completamento della scuola elementare di Aiello e lavori stradali da Siano fino all'imbocco autostradale di Castel San Giorgio. A Nocera Inferiore il sindaco Torquato dice la sua sull'associazione Nocerini, che punta ad entrare nella gestione della società calcistica.